Mi presento, sono Ivan Zappata della quarta ACAT, ossia il corso Geometry. Con questo progetto illustreremo l'argomento dell'abbattimento di barriere architettoniche, un argomento spesso sottovalutato e non preso con la giusta serietà. L'abbattimento delle barriere architettoniche è importante non solamente per chi ha disabilità permanenti, ma anche per disabilità temporanee, per esempio una persona in stampelle. Io stesso ho avuto il menisco rotto qualche mese fa e facevo fatica per esempio a passare nei marciapiedi più stretti con un lampione in centro. Quindi è un argomento che può toccare chiunque, non solamente persone con disabilità permanenti. In Italia la norma è molto ampia e varia. L'unico problema italiano è che spesso alcuni progettisti non tengono pienamente conto di questa norma. Un esempio può essere a Mantova. Noi siamo andati in gita a Mantova, abbiamo trovato un percorso per non vedenti e questo percorso per non vedenti finiva esattamente dentro un muro, quindi utilità zero di questo percorso. Un altro esempio può essere il confronto tra Lubiana, ossia la capitale slovena, e Milano. Milano è una città molto grande, con capitale della moda, quindi grande turismo. Nonostante ciò, Milano ha alcuni difetti, per esempio alcuni tram non hanno la salita per le carrozzine, per le sedie a rotelle, e non ci sono le rampe nei marciapiedi per far salire le sedie a rotelle. Invece Lubiana si vede che è molto più avanzata, e a Lubiana una persona può raggiungere qualsiasi punto della città senza nessunissimo problema. Quindi l'Italia appunto dovrebbe prendere esempio anche da queste città straniere di stati considerati anche minori. Un altro esempio di confronto tra l'Italia e un paese straniero è il confronto con la Norvegia. I norvegesi, sempre più avanti di noi, non c'è nulla da fare. In Norvegia non esiste una vera e propria normativa per quanto riguarda l'abbattimento di barriere architettoniche, perché i progettisti norvegesi hanno intrinseco nella progettazione l'importanza di abbattere le barriere architettoniche. Quindi loro nella progettazione hanno questa particolare sensibilità che spesso a progettisti italiani manca nonostante la presenza della norma. Il nostro obiettivo con questo plastico è appunto arrivare a una sensibilità maggiore per noi futuri progettisti, in maniera che quando faremo questo per lavoro riusciremo a fare dei lavori pensati appunto per le persone, anche per le persone che hanno questi problemi e non solamente per i normodotati. Ora vi lascio Elma Mimic per la presentazione del plastico. Allora, innanzitutto comincio a dire che un edificio pubblico, in questo caso abbiamo considerato che fosse un museo, essendo un edificio pubblico dovevamo abbattere le barriere architettoniche per permettere alle persone disabili che avessero l'accesso all'edificio. Cominciando con l'esterno vediamo il parcheggio che ha un colore diverso a confronto degli altri, con al centro un simbolo che indica bene il parcheggio, è anche evidenziato con questa segnaletica verticale. Poi abbiamo messo anche questa striscia bianco e gialle che hanno una larghezza di 1,20 m e abbiamo per permettere ai disabili di scendere e salire dalla macchina. Poi abbiamo messo anche questa rampa di una pendenza massima di 8%, che l'abbiamo fatta più corta per permettere al disabile di salire sul marciapiede evitandolo di far andare sulla strada e evitare alcuni incidenti. Continuando abbiamo queste strisce per i non vedenti che permettono ai non vedenti di percorrere il loro percorso con alcune di questi quadrati che inviano delle informazioni diverse in base al punto in cui si trovano. Ad esempio, questo quadrato con la forma di un cerchio indica la fine o l'inizio del percorso. Continuando abbiamo questo altro quadrato che indica la curvatura del percorso. Abbiamo anche questo altro quadrato con sempre cerchi ma più concentrici e quindi indicano l'incrocio del percorso. Continuando abbiamo questo ultimo quadrato dove indica che ci sono delle informazioni da avere. Infatti abbiamo messo questo cartello con una scrittura braille, chiamato braille,
che è una scrittura in rilievo che consente, quando il non vedente tocca questo cartello, capisce in questo caso come è situato il parco e come è costruito e o anche la zona in cui si trova. Continuando, descrivo anche un po' il parco, che abbiamo messo questo gioco chiamato Percorso per le Biglie, dove ha un'altezza esatta per i disabili in carrozzina, per permettere a loro di far girare le biglie intorno. Continuando il nostro percorso, troviamo le scale, che notiamo subito che sono spostate in avanti per permettere alla carrozzina di uscire o entrare dall'edificio. Abbiamo anche messo questa ringhiera, ma con rimano, al centro della scala, per questioni di sicurezza, perché abbiamo una larghezza di scala di 2 metri. Per permettere al disabile di salire, di entrare dentro l'edificio, abbiamo messo questa rampa con ai lati del cordolo e della ringhiera, che sono sempre degli elementi per la sicurezza. Il cordolo deve avere un'altezza di almeno 10 cm e l'altezza della ringhiera almeno 1 metro. Continuando, passiamo all'interno, dove troviamo l'ascensore. L'ascensore che permette al disabile di salire sul piano superiore, e l'ascensore combacia perfettamente con il pavimento di sopra, così non ci sono scalini per non permettere al disabile di entrare. Continuando, abbiamo il bagno, dove la porta deve essere maggiore della misura standard delle porte. Entrando notiamo subito questi corrimano, che sono da un'altezza di 80 cm dal pavimento, che consentono al disabile di aggrapparsi per aiutarsi a salire o scendere dalla carrozzina. Abbiamo anche il lavabo, dove ha un'altezza che deve essere posizionata in un'altezza di 80-85 cm e ha una forma di davanti curva per permettere al disabile di avvicinarsi di più all'acqua per lavarsi le mani. Devono essere anche evitate mettere le colonne al di sotto, così la carrozzina è più facile a passare. Anche il WC ha una grandezza di misura diversa da quelli standard.